molte volte dicendo che il film è un sogno. È un sogno di alcune persone che hanno creduto di poter creare per Firenze, anzi a Firenze e per l'Italia, una fondazione che si occupasse di lenire il dolore di persone che si trovano in una fase avanzata di malattia e di lenirlo anche alle loro famiglie e di portare avanti la diffusione delle cure palliative. Le cure palliative sono, io spesso dico, tutto quello che si può e si deve fare quando la medicina ufficiale dice non c'è più niente da fare. Fare il punto della situazione su quelle che sono le esigenze della persona che si trova alla fine della vita. Le esigenze a 360 gradi. Di curare il paziente secondo quello che lui è, né davanti né di dietro, ma a fianco al malato. In realtà quando la malattia non si può guarire, comincia e anzi deve prendere ancora più forza la cura del malato, della persona malata. Le cure palliative sono nate perché le persone possano restare a casa. L'hospice è un luogo dove troppo poche persone possono stare, quindi è un luogo che non potrà mai colmare i bisogni, ma è un luogo fisico e come i luoghi fisici ha questa grande importanza che può servire per far vedere quello che si può fare in hospice e a casa. È un modo per portare avanti la cultura l'hospice. Qui se non si conosce la clinica, se non si sanno gestire i sintomi, se non si conosce l'uso degli oppioidi, non le fai cure palliative, se non sai gestire la stipsi, e qui ci deve essere una preparazione grande, una preparazione elevata, una formazione fatta ad hoc. A un volontario file si chiede la formazione e la voglia di stare in questo campo e di mettersi in discussione. Cominciare a pensare all'hospice anche come pausa, cioè la famiglia per un periodo non ce la fa, ha bisogno di respirare, mettiamo così. Allora una settimana, 10 giorni, 2 settimane, il paziente malato può venire all'hospice, starci un periodo, poi tornare a casa. Le persone che vengono qui si sentono di vivere in un mondo che magari esistesse al di fuori, per cui trovo che sia bello che noi gli diamo l'opportunità di vivere in questo mondo. Dove possiamo scegliere di essere a casa? A casa siamo dove abbiamo gli affetti. Certo. Per cui per noi il fatto di poter stare in una struttura come questa, dove si prevede che ci possa stare un familiare, dove si prevede che ci sia la possibilità di entrare e di uscire senza la rigidità di una struttura ospedaliera, dove non c'è il passo, dove puoi stare a sedere con la persona malata, a mangiare, a prendere un caffè, a guardare un film, a fare qualcosa, è veramente tanto. Il personale sanitario, i volontari che bussano alla porta come fosse la porta di casa, ritrovi un certo che di intimità, cosa non indifferente, cosa veramente molto 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 importante. Lui di questo posto ha detto sempre che si è sentito accolto. Ci sono stati dei momenti molto intimi, molto privati con alcune persone che lavorano qui, che fanno i volontari qua, e molto belli tra l'altro. Era una sorta di scambio, diciamo così, scambio proprio profondo. La mia esperienza con questi, così, con questi viaggiatori al limite, che poi andranno nell'aldilà, ma che stanno ancora viaggiando qua, sono dei grandi insegnamenti. E io vedo che la vita è più forte, sempre, comunque. Quindi credo che dobbiamo onorarla.